è scaduto, che cosa si prova in questi 23 minuti con il sostituto Claudio Sala sulla panchina del Toro, che sta conquistando uno 0-0 molto importante. Ma devo dire, una emozione diversa da quello che capita, no, anche restando vicino a Claudio come accompagnatore. È chiaro che c'è un po' più di tensione, un po' più di responsabilità. Speriamo adesso di che la partita finisca con questo risultato, così diciamo che l'abbiamo sostituito degnamente. Ecco, adesso c'è un'ultima azione forse del Verona che si sta proponendo. L'abbiamo fatta. Il vice allenatore Roberto Salvadori sorride e per il Torino, che il presidente Borsano vorrebbe in futuro quotare in borsa, è uno 0-0 prezioso dopo 11 trasferte immiserite da 3 punti e 9 sconfitte. Per il Verona, che di questi tempi senza Caniglia e Galderisi si esprime meglio fuori casa quando non deve per forza attaccare, è il quinto pareggio consecutivo, unito alla conferma della corsa, non si sa quanto gradita, al record degli 0-0. Quello odierno è infatti il decimo in 25 partite. Sentiamo Bagnoli. Fuori casa è più facile creare gli spazi, è più facile avere spazi, qua invece vengono qua, si chiudono, si preoccupano di difendersi e non troviamo spazio. Noi abbiamo certi limiti o certi difetti, non so, e abbiamo delle difficoltà. I Granata, con Comi libero al posto dello squalificato Cravero, Fusere scoro mezze punte e il brasiliano Miller unico riferimento offensivo, dimostrano di aver ritrovato fiducia e sprazzi di gioco. Qui Cervone salva su Fusere. Anche i difensori sono meno ingenui e lo stopper Benedetti, dopo qualche fallo di troppo su Pacione, conquista il tempo giusto negli anticipi. La parola a Comi. Questo è un punto forse determinante per la lotta alla salvezza delle ultime giornate. Credo che ce lo siamo conquistati con una grinta e una determinazione molto, molto bella. Il Verona avanza, ma il finto centravanti Troglio è soffocato da Brambati e a Iachini, quando si proietta in avanti, manca qualche ricciolo in testa per la deviazione vincente. Così, oltre a Bertold, che sulla fascia incrocia Catena, il più pericoloso è il geometrico Bortolazzi, che impegna Marchegiani. Bortolazzi, senza punte è dura per questa Verona arrivare a rete. Ma è dura sì, anche perché il Torino si è messo in difesa e ha cercato di sfruttare il contropiede. Un po' nel primo tempo, nel secondo proprio si sono messi in 11 in difesa, era difficile far gol. Anche nella ripresa il portiere Granata è scattante sui tentativi di Bruni e Bonetti. E si sa che i casi di omonimia hanno arricchito la storia del calcio, così Gasparini Fernando rimpiazza Iachini e Gasparini Donatello Miller. L'incontro, che ha avuto uno stupido prologo con tafferugli e feriti, è ormai sonnacchioso e l'arbitro Amendolia, oltre ad amministrare lo 0-0, espelle Claudio Sala. Meglio un'espulsione con un punto che tutta la partita in panchina senza punti. Sì, penso di sì, se questo vuol dire portare bene mi farò espellere tutte le domeniche, però devo dire che in questa occasione così avevo avuto da ridire nel primo tempo con l'arbitro, il quale poi mi aveva detto che la prima occasione che mi trovava in piedi mi avrebbe espulso. È successo così, insomma, mi sono solo alzato, semplicemente alzato senza dire niente. Devo dire che ha applicato il regolamento, ha ragione lui, quindi.